Salve a tutti e bentornati alle video recensioni della Cinéa Savage. Eccomi qui dunque, tirato tutto lucido perché oggi siamo alla decima video recensione. Spero che le video recensioni precedenti vi siano piaciute. Vi invito come al solito a mettere un like alla pagina web, iscrivervi alla pagina YouTube, comunque per poter seguire le video recensioni. Ecco, spero che questo mio outfit oggi vi sia piaciuto, altrimenti pazienza, sappiate che sopra sono elegante e sotto sono in pigiama, quindi di solito funziona così quando si fanno i piani di questo tipo, per stare un po' più comodo. Detto questo, passiamo a questa nuova video recensione di Divided. È un film che ho visto recentemente e mi ha colpito per diversi motivi. Andiamo appunto ad analizzarli. Ecco a voi la nostra video recensione. Bene, eccoci dunque con questa nuova video recensione. Allora, il film l'ho visto giusto ieri sera, quindi è stato quasi per caso. In realtà avevo pensato di recensire qualcos'altro, poi casualmente io dormo poco di notte, mi sono trovato davanti a questo film e non ho potuto fare a meno comunque di guardarlo. Allora, è un film di Xavier Jans ed è un film girato in Canada. Uno dei protagonisti è Milo Ventimiglia, che voi probabilmente conoscerete soprattutto per la serie di Heroes. Il film è del 2011 e sebbene inizialmente non conoscendolo, proprio da neofita assoluto di questo film, l'avevo scambiato quasi per un film di serie B, mentre in realtà sotto nasconde comunque una serie di sottotrame che non sono proprio da serie B. Andiamo ad analizzarle subito. Allora, la trama è abbastanza semplice. Questa gente che viene in un attacco nucleare, si rifugia in questo bunker di quest'uomo misterioso, non è ben chiaro cosa faccia, e quindi di base già la trama mi aveva un attimo annoiato, mi dispiace, ma quante ce ne sono state così? Però poi, analizzando la logica, questo è uno di quei film che la trama è banale, tra virgolette, però è resa in un modo che in realtà diventa interessante. Sia che gli attori, che mi hanno comunque piacevolmente stupito, perché Ventimiglia non è l'attore che mi ha colpito di più in Heroes, se devo essere sincero. Ce ne sono stati altri, anche perché è un cast veramente enorme, quindi probabilmente è passato in secondo piano. Ma andremo a vedere che qui invece da buona prova di sé a livello attoriale. Allora, appunto, la trama è questa: loro si trovano rinchiusi in questo bunker e sostanzialmente il film è girato tutto in questo bunker. Quindi già capirete da voi che se un film prendevano attori non all'altezza, il film diventava veramente una noia trascendentale, neanche in modo tale, proprio trascendentale. E invece no, perché appunto il film fondamentalmente è una distruttiva discesa verso l'oblio. L'atmosfera, man mano che si va avanti, risulta sempre più angosciosa e claustrofobica, però è resa in un crescendo che comunque, seppur abbia già visto film di questo tipo, quindi sono abituato al genere, che comunque ti dà questa angoscia, ti fa venire quasi il fiatone a guardare il film. E i personaggi sono appunto costretti in questo bunker e sono costretti a vivere con altri, persone che comunque, a parte due o tre, non si conoscevano, quindi sono comunque costretti, arrivano a un certo punto proprio ad avere dei sospetti molto forti, come poi avviene alle persone che non si conoscono. E allora non è tanto un'evoluzione quanto più in realtà una regressione animale. Da uomini di un certo tipo, cioè evoluti, arrivano molti, innanzitutto si creano come al solito dei gruppi. E comunque c'è una regressione animale di alcuni veramente forte, una lotta per la sopravvivenza. Anche perché poi loro a un certo punto vengono proprio blindati nel bunker, li chiudono dentro e non possono proprio uscire, quindi sanno comunque che prima o poi moriranno. Si crea una mini anarchia fondamentalmente, che ha appunto i suoi gruppi. Appunto, come ho detto, gli attori sono molto bravi a rendere questa trasformazione, perché è appunto un crescendo, e siccome è un crescendo di angoscia, di claustrofobia, è anche un crescendo a livello recitativo, quindi capirete che se non andava di pari passo con tutta l'atmosfera risultava strano, risultava sbagliato comunque un pochino, e quindi appunto non l'avrebbe reso. Ancora di più davvero da dire, bravo Ventimiglia, perché qui fa il personaggio, è la persona in cui si nota di più a livello esteriore. Lui ha una recitazione in questo caso a livello molto esterno, altri attori hanno una recitazione di tipo interno, mentre lui proprio in questo caso ne vedi proprio la trasformazione fisica, ma anche è bravo. Comunque devo dire che davvero questa volta mi ha piacevolmente stupito lui. Il film invece non si può dire che mi abbia piacevolmente stupito, perché
Non tanto perché, cioè, è fatto bene, ma perché i temi che tratta non posso dire, ah, che bel film, cioè io non me la sento, però dal punto di vista della storia è fatto bene. Il film è veramente pesante, quindi io lo consiglierei solo a chi ha la visione, cioè la visione solo a chi uno, ha uno stomaco forte comunque, perché è un film molto pesante. Più dei personaggi ne muoiono, non starò a dire chi, non starò a dire come o quando, però sì, i personaggi ne muoiono e comunque ve ne accorgete anche voi che la situazione arriverà a un certo punto, a un punto tale, per cui direte è inevitabile, funziona così. Molto bello, molto originale il finale l'ho trovato interessante, infatti è quello che mi ha convinto a recensire questo film comunque a un certo punto, perché ho detto comunque finale sarà il classicone e invece no, invece è davvero interessante perché è un finale inaspettato. Non vi dirò come, ma comunque ti dà un'ottica. Capirete che il personaggio che si è trasformato di più nella storia non è quello che vi aspettate, assolutamente. E questo è molto importante per un film di questo genere, se vuoi essere originale. La morale conclusiva, probabilmente senza stare a svelare più di tanto, è che se vuoi sopravvivere devi dimenticarti chi eri prima, cioè chi sei. Devi trasformarti, devi trascendere quello che eri e arrivare a un punto tale da diventare qualcun altro fondamentalmente. Non ci deve essere nessun rimpianto e nessun senso di colpa, solo questo fondamentalmente ti può salvare. E l'ho trovato interessante, è un tema molto pesante, però capirete anche voi che comunque ti dà da riflettere. Poi è un film comunque di un certo tipo, di un certo target, quelli un po' catastrofici, olocausto nucleare, ci sono. Inizialmente i personaggi cadono molto nei classici stereotipi del classico uomo di sopravvivenza, il poliziotto, la madre con la figlia e così. Però alla fine capirete che seppure quello che si salva potrebbe risultare scontato, il modo in cui si salva non lo è assolutamente. E qui sta tutta l'originalità del film. Ripeto, gli attori sono bravissimi, la musica fa l'atmosfera, fa l'atmosfera. È un film che poteva risultare disastroso se appunto preso da un regista diverso o da attori diversi, per cui devo lodare tutto il cast, anche la fotografia, insomma, tutta la crew che si è prodigata per questo film è stata brava, perché comunque si crea davvero un'atmosfera interessante. Come ho già detto, è un film del 2011, girato in Canada, gli attori, anche altri attori sono più o meno dello stesso livello, ovvero sono attori meno noti rispetto ad altri. Ventimiglia non è un Brad Pitt che è conosciuto in tutto il mondo, è stato conosciuto per Heroes, però comunque ha delle grosse potenzialità come attore, ho notato in questo film. Poteva risultare scontato, a me ha ricordato un po', visto che siamo in tema, mi ha ricordato un po' Mad Max a livello di anarchia, perché c'è comunque una grossa trasformazione fisica di alcuni personaggi. Il film è interessante, lo consiglio, comunque stomaco forte, mi raccomando, non guardatelo di notte come ho fatto io, perché comunque ti dà un certo sentore di angoscia che comunque ti dura per qualche ora, quindi è meglio vederlo in un altro momento. Detto questo, cos'altro dire? Niente, guardatelo perché comunque ve lo consiglio, tra i film del genere, quello un po' meno scontato e devo dire dal finale decisamente più originale di quanto ci si aspettasse. Detto questo, io come al solito vi ringrazio per la video recensione, mi sono messo elegante per voi e appunto vi invito a seguire la pagina Facebook, anche iscrivervi alla pagina Facebook assolutamente, e a contattarmi o a iscrivervi alla pagina YouTube per poter comunque seguire tutte le video recensioni. Siccome siamo appunto arrivati alla decima video recensione, sto lavorando a uno speciale. Non sono sicuro che arriverà successivamente a questa video recensione. Mi sarebbe piaciuto, ma non sono sicuro perché ultimamente ho un po' da fare. Detto questo, ne approfitto per ricordarvi che sarò a teatro con l'associazione Percorso Vitale a Zola Predosa il 28 e il 29 maggio alle ore 21. Se volete venire a vedermi con tutto il gruppo, appunto vi consiglio di contattarmi e comunque vi farò avere i posti. Detto questo, vi ringrazio per la visione e arrivederci alla prossima video recensione.
Un ultimo appunto veloce veloce, come dicevo prima, appunto sarò a teatro con Wojtek, Sangue, Fango e Luna il 28 e il 29 maggio. Lo farò in collaborazione con l'associazione Percorso Vitale, regia di Simona Selvini. Controllate anche il sito e appunto siamo a Zola Predosa e appunto metteremo in scena questo spettacolo. Ve lo consiglio assolutamente perché comunque è uno spettacolo che fa riflettere, ovviamente sono di parte, però appunto ve lo consiglio. Come dicevo prima, appunto se volete i biglietti, contattatemi privatamente e vi spiegherò un po' come funziona, vi posso dare anche il link comunque della pagina e appunto eventualmente se vi interessa fatemelo sapere. Grazie mille per l'attenzione, alla prossima video recensione. Codesca. I do not feel that I was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own Sono Madonna Codesca.